Sono le 6:25 e sono sola su un treno diretto a Genova per conoscere Elena. Elena è una ragazzina di 14 anni, affetta da una malattia rara, chiamata NUBPL, una malattia che la sta consumando giorno per giorno. Nel mondo se ne contano altre 9 simili. Elena è l'unico caso in Italia e la sua è una malattia neurodegenerativa che attualmente non viene studiata perché non ci sono abbastanza casi. I suoi genitori stanno lottando per aprire un laboratorio di ricerca, ma per farlo hanno bisogno di un piccolo aiuto da parte di tutti. Finalmente sono arrivata. In realtà ho preso la telecamera soltanto adesso perché chiaramente volevo prima parlare un po' con Andrea, con suo marito, con, insomma, con tutta la famiglia. Lei è Andrea. Ciao. Lui è Paolo. Io sono Daniele e questo è Oreo. Presentati. Andiamo a cercare Elena. Elena, che cosa guardi? Mangiamo. Ti piace cucinare? Mi Cucina. piace, ma vuoi fare le pizzette? No. No. Però adesso ultimamente sta facendo molte ricette, vero? Però cosa ti piace fare di più? La focaccia con il? Ho visto che sei andata con mamma e ti sei fatta mettere lo smalto, ma il colore l'hai scelto tu? Bello. Pure questa magliettina l'hai fatta tu? Sì, l'ha fatto tutta lei questa. Guarda che carina sta farfalla. Elena ha 14 anni, ma sembra una bambina di 7. La sua malattia le impedisce di crescere. Una malattia molto difficile da trattare, per adesso impossibile da curare, ma che porta degli effetti drammatici nella vita della bambina, da tutti i punti di vista, dal punto di vista della mobilità, dal punto di vista dell'intelligenza, della cognizione, dal punto di vista della relazione con gli altri. Elena ha 14 anni, sembra una bambina di 7 e purtroppo diciamo che si comporta anche come una bambina di 7. Quindi in questi anni noi invecchiamo, i fratelli crescono, lei rimane sempre la stessa e peggiora di giorno in giorno. Noi riteniamo che dai social possa arrivare l'aiuto che serve. Abbiamo un po' provato ad affidarci anche a persone, diciamo, più conosciute, persone importanti, che noi speravamo che con le loro condivisioni si potesse ottenere, diciamo, la conoscenza del caso, che poi in un futuro avesse portato eventualmente alla raccolta di una cifra tale da poter aprire quantomeno un laboratorio che si occupasse della NUBPL. La solidarietà c'è stata da tanti, ma purtroppo abbiamo bisogno ancora dell'aiuto di molti, quelli che mancano. Nel frattempo c'è qui Andrea in cucina. Sì. Lei è proprio bravissima a cucinare. Non l'ho mai provata la sua cucina, però almeno da quello che vedo Sì. gli piace proprio, è una passione. Passione soprattutto per la cucina mediterranea e soprattutto perché loro mi chiedono tutti i giorni di accendere questo forno e fare focaccia, pizza, Ma hai fatto le brioche. Ecco, Le mancano le rivieste brioche, delle brioche, certo. Andrea ha aperto un canale YouTube. In descrizione trovate il link del suo profilo Instagram, però vi lascio anche il link del suo canale YouTube. Seguitela nelle sue avventure da mamma, soprattutto con il camper. La camper terapia. Tutto quello, insomma, che verrà guadagnato con questo video verrà devoluto ad Elena, quindi più guarderete il video, più riusciremo a donare. Mangia. Allora, chi piace le tagliatelle in questa casa? Vediamo un po'. Io! Uno, due, Io! tre. Papà, ti piacciono le Come no? tagliatelle? Alla mamma? Che secondo me anche a Marco piacciono, A me vero? tantissimo. La pasta con ragù è il piatto preferito di Alessandro. Posso confermare che Andrea cucina bene perché ci siamo divorati tutti quanti le tagliatelle, soprattutto i maschietti. Elena invece ho visto che non ha mangiato molto. Non mangia moltissimo. In questo momento quello che crea più problemi è proprio lo stomaco. Non riesce a digerire bene. Molto spesso rimane proprio il cibo nello stomaco, sta male, vomita. E questa è una conseguenza della sua malattia. Cos'altro comporta? Tutti gli organi degenerano. Non essendo bene ossigenati, degenerano. Spesso lo paragono a un mostro che me la sta portando via piano piano, perché tutti gli organi funzionano sempre peggio e quindi può davvero un giorno portarla via. Andrea vive con la paura costante di perdere sua figlia. La vede ogni giorno soffrire e si sente impotente. Ho provato un solo secondo a mettermi nei suoi panni e ho provato la morte nel cuore. Elena potrebbe essere mia figlia, ma potrebbe anche essere figlia vostra. E se ci pensate un po', al suo posto, non provereste di tutto pur di continuare a vedere il sorriso della vostra bambina? Io lo farei. E se questo significasse gridare aiuto al mondo intero,
io farei come sta facendo Andrea. Noi ci siamo sempre domandati se fosse stato giusto o sbagliato poi rendere pubblica la malattia di nostra figlia. Tendevamo più che altro a difendere la sua privacy, e anche quando ci dicevano ma cosa ha questa bambina, si cercava sempre di divagare. Mia moglie aveva l'intuizione, il genio, la possibilità di essere conosciuti attraverso i social e iniziò con Facebook, per poi andare a Instagram e aprire addirittura un canale YouTube. Questo fu una rivoluzione per il motivo che il caso di Elena, diciamo, di dominio pubblico, fu conosciuto da moltissime persone. Quando appunto decidemmo di contattare dei medici, di poter eventualmente ipotizzare un programma di ricerca attraverso i social, abbiamo ottenuto un certo aiuto, specialmente economico. Il fatto è che purtroppo servono fondi diciamo un po' più consistenti. Quello che noi ci domandiamo è come è possibile che con i numeri che si riescono a fare, sia su Instagram che su Facebook, non si riesca, diciamo, a smuovere un po' la sensibilità delle persone che magari potrebbero donare, potrebbero fare una donazione banalissima che potrebbe essere equiparata al costo di un caffè, ma che a livello numerico potrebbe davvero portare quantomeno sicuramente all'apertura di quello che noi sogniamo da molti anni, che è un laboratorio che si occupi della ricerca di un'eventuale ipotetica cura del suo male. Stai preparando le medicine adesso? Sì. E questa è un'operazione, quante volte la fai? 4 volte al giorno più una volta di notte, perché prende anche la notte. Cosa ti piacerebbe fare da grande? Vorresti stare sempre con la mamma? Cosa ti piacerebbe fare da grande? La cuoca. La cuoca? Segui le orme di mamma, che non fa la cuoca, però è bravissima a cucinare. Sì. Chef Elena, ti piace? Magari vi aprite un ristorante che è mamma. Focaccia, pizza, farinata, tutto. E la carne? Pesce? No, noi andiamo di focaccia, siamo proprio genovesi. Tra poco ricomincia la scuola. Tu devi andare al liceo quest'anno, vero? Sì, fate scienze umane. Sei brava a scuola? Sì. Che materie ti piace? Italiano e geografia. Mi sa che mamma. Vuoi chiamare la nonna? Sì, che voi dovete sapere che la Elena e la nonna si sentono quante volte al giorno? 5 più 5, quanto fa 5 più 5? Bravissima. Bravissima. 3 più 3 quanto fa? Dai, cosa le dico? 3 più 3, conta. Bravissima. Tutte queste medicine sono a partire dal dolce all'amaro, dolce, acido, questa è l'acqua, però abbiamo anche il dolce un po' strano come i bicarbonati che li chiamiamo acqua sale, no? Sono tutti gusti diversi. Fino al 2018 prendeva tutto per bocca, ora invece prendiamo nel bottoncino. Andiamo? Ok, aspetta. A volte succede che hanno uno scompenso metabolico all'improvviso, uno scompenso, il suo metabolismo decide di scompensarsi e arriva la crisi epilettica. Non sappiamo per quale motivo ancora, ma arriva e diventa mattone e cade. E dobbiamo sempre stare attenti dove come cade, perché una volta ha rischiato veramente tanto, perché ha picchiato la testa, si è rotto il braccio, ha rischiato di rompersi tutte le costole, si è rotto un dente. Questo è una cosa che quando arriva ci spaventiamo tanto. Sia lei, che poi una volta che si riprende, ha paura, sia i fratelli. Ma mamma tutte le sere ti racconta delle storie? Ieri che storia ti ha raccontato? Ultimamente c'è Luca che vuole fare le storie raccontate. Mi piacciono tantissimo, proprio racconta la mamma che prepara, la mamma che fa, alla mamma piace il gelato con la panna. Anche le fragole. A loro piace molto la storia della mamma Wonder Woman, sai? Quando la mamma racconta. Attraverso le storie inventate si possono tirare tante cose fuori dai bambini. Le paure. Infatti ho visto che tu sei soprattutto libri sulle emozioni. Sì, tantissimo. Anche perché spesso i bambini non riescono, secondo me, a tirare fuori le emozioni. Non riescono a dare un nome alle emozioni. Mm-hmm. Tirarla fuori, dare un nome, dirgli questa, sì, è una paura. Secondo me le storie inventate aiutano molto. Sì, è una bella abitudine. Anche nel camper raccontiamo molto, leggiamo anche molto le storie. Il camper è bellissimo perché ha una magia spettacolare. Alla sera, tutti insieme. Perché poi a voi il camper vi aiuta tanto con Elena. Sì, abbiamo la corrente elettrica per attaccare i macchinari, la peg. I letti, ti piace dormire nel camper? Il bagno, esatto, lei ha la diarrea cronica. Soprattutto abbiamo una cosa molto importante, il frigo.
perché noi dobbiamo portare le medicine dietro che devono stare al fresco. Deve muoversi spesso per le gambe perché fanno male, allora il camper è proprio una casa, porti dietro e non ti arrendi e vai avanti, combatti. Noi dobbiamo tenere conto che abbiamo anche due fratelli, Daniele e Luca, sono dei bambini sani. È giusto vivere la vita più normale possibile. Normale, la normalità diventa molto soggettiva, ma loro devono comunque godersi camper, godersi i viaggi, godersi la vita, per quello che possiamo noi nella nostra normalità riuscire a dare loro. Certo. Ti piace la telecamera? Comunque capisco perché dici sempre il sorriso di Elena. Sorride perché sempre. Ha un sorriso bellissimo. Questo suo sorriso è la nostra forza, quindi ci dà la carica per poter andare avanti e cercare in tutti i modi di trovare una cura per rallentare. È proprio questo lo scopo del video, cercare di aiutarla il più possibile. Sono arrivati tantissimi aiuti, però purtroppo non sono mai abbastanza perché servono tanti soldi. Però tutti insieme veramente possiamo farcela, perché i social sono una potenza incredibile. Spero tanto che con questo video voi capiate, cercate di mettervi nei loro panni. Il sorriso di Elena è bellissimo, lei si merita di sorridere sempre, così come qualsiasi bambino. Quindi vi chiedo con tutto il cuore di condividere questo video con più persone possibili. Questo è il primo passo. Che bello, quanto vi somiglia. Tantissimo.